Va bene, incominciamo. Pippo Funhouse, giochi pazzi, va bene. Guarda mamma, come, in che senso? Please wait, il caricamento è vero, era fatto così, non me lo ricordavo. Com'è possibile che non lo abbia giocato da piccolo? È bellissimo. E Disable Kid plays a goofy game. Allora, è stupendo. Avevo 3 anni quando ci giocai, io non me lo ricordo quanti anni avevo. Non me lo ricordo proprio. Però è troppo bello. Troppo bello. La play... Hey, let's play a new game. Allora, opzioni cosa c'è? Difficoltà hard. Basta. Say, let's change the game options. Why don't we load the last game we played? Preferenze, la Hey, mia let's play a infanzia! new game. New game. Madonna, che fastidioso proprio. Ma che grafica incredibile! Ah, ma parte così! Ma una grafica stupenda, invece. Allora. La grafica è stupenda, ragazzi. Scalata in HD ci sta, eh. Cioè, io pensavo fosse molto peggio. Scalata in HD ci sta. È un gioco AAA. Allora, lo scopo. In alto a destra, con l'orso Pepenz. In alto a destra ci sono le cassette. Tipo, dobbiamo trovare le pellicole, dobbiamo trovarle tutte per vincere il gioco. Nei quadri, cerchio, quadrato, sì. I quadri, vedete? Fanno vedere che cosa manca. Il cappello, i pantaloni, cioè cosa ci manca a questo quadro. Il cappello, i pantaloni e la coppa. Se faccio X, play game. Ok, facciamolo. I'm sure we saw the hat in the hallway, I think. Ha detto, sono sicuro di aver visto il cappello nella hallway, ok. Madonna, i comandi. Dio, è difficilissimo. There's a film can. E con le film cast cosa posso fare? Una su 60. Ok, una su 60. L'LSD fa meno effetto. Io spero che vi piaccia perché è la nuova serie. Cioè, vabbè, a parte Firewatch. Woodface. Platiniamolo. Ma io sicuro, ragazzi, è bellissimo. Cioè, sembra lunghissimo, ma non... Cioè, ne ho appena trovate altre 5 comunque. Peta. Però non posso fare niente. Vabbè, non vado a vedere i quadri perché... Però Now, questo... which one should we watch? There's pictures of them on the wall. What? Si può interagire con tutto, e questa è la figata. Si può interagire con tutto. Ma guarda! È fighissimo! Andiamo qua. Aspetto solo la cantina. Ora lo giochiamo un po', ma non so più fin dove arriverò. Oh, shucks. Qua abbiamo un piatto. La telecamera la posso cambiare, boh. Oh, you're kinda goofy. No, tu sei goofy, stai buono. Mi insulta pure, dissato da Pippo. Haha. Quindi, ci posso salire sul tavolo? No. Queste barriere invisibili anche nei giochi del 92. Col fuoco non posso fare I niente, sure però. do have a lot of books. Non posso Maybe prendere we il should pesce. read some of them. Ok, dobbiamo capire come prendere quella lì. Dobbiamo capire come per... This Kingdom TV Hearts needs aveva some meno tuning. poligoni. Ma la grafica è bellissima. Let's watch some TV. C'è Topolino. Gli easter egg. Non me lo aspettavo questo. Che questo non me lo aspettavo. Credo che il tavolo mi serva per fare da scala. Ciao ragazzi, che gioco incredibile. Che gioco I sure do have a incredibile. lot of books. Maybe we Prendi. should read some of them. È difficilissimo. Sì. Quello è Topolino. Woodface. I Sì. wonder what time it is. Ok, siamo già un I sesto know. del Let's gioco, turn on ragazzi. the stereo. Siamo già un sesto de del gioco, Yelza. Pepe Gem. Io ci vedo qui quinto gioco qui. Quando ero piccolo sì, l'ho droppato perché non le trovavo tutte.
E comunque la cantina quando ero piccolo era troppo difficile. Dito please. Quando ero piccolo la cantina era troppo difficile. Qualsiasi cosa tocchi ti caga un film, a parte che è una pellicola. E comunque no, perché poi ci sono i minigiochi sparsi in giro. Se turn on the kitchen radio, maybe we'll hear some news about that phone quiz. Dobbiamo accendere la radio in cucina per usare il telefono. Perché Pippo? Questa roba. Aia! Mi sono cagato con Pippo giochi pazzi. Non puoi entrare lì? Cosa ci devo fare questo affare? La cantina peggio di Dark Souls. Cosa vuoi che ci faccia questo coso? Cioè, una bestia. Viene rinchiusa, pulisce, se ne va. È terrificante. Il cappello, eccolo. Monk Omega! Woodface, che cazzo? Vi giuro, non me lo ricordavo che facesse quei suoni terribili. Prima di andare al piano di sopra, finiamo il piano 1. No, è un gioco per la Play 1, non 2, Margix. È un gioco della Play 1, per quello dico che la grafica è bella. Mica, è un gioco della Play 1. What a mess! Sì, Pippo, tranquillo. Non sto più trovando cassette, ragazzi. Perché... Cioè, ok, qua c'è un cubo di ghiaccio. Vedete, questo è un enigma. Era doppiato in Ita. Non lo so. Io ho solo questa versione. Ma che è sta roba? Madonna, i salti. Ok, radio accesa. Che bella animazione. Continuo a ripetere. Oh, ecco. Continua a ripetere che è della Play 1. Lasciatelo stare. Comunque, il quinto gioco mi sa che arriva, perché è difficile, eh. Cioè, ho 11 cose su 60. Ah, Gachi Hyper, grazie a tutti. Grazie a tutti. Minchia, me l'ero perso. Vabbè, io accendo tutto, boh. Vabbè, abbiamo acceso la radio, andiamo a vedere il telefono di là. Il pavimento ipnotico mi fa vomitare. Non ho fatto caso per terra. Grazie mille, Shady. Grazie mille, Shady. Grazie mille per l'anno. No, per i 7 mesi, scusa. Grazie mille. We've been entered into a phone quiz. Oh boy. Non c'è niente che posso scegliere. Oddio, è blu. Sì, è blu. Il cappello di paperino. Ma perché c'è un quiz? È blu. Yep. Uff. Mickey Mouse has a girlfriend. What's her name? Mandy. Myrtle. Minnie. Minnie. Ok, avevo paura che in inglese. Yep. Proprio che in inglese. Pog. Nephews. Qui, qua e qua. Teddy, oh. Neddy and Teddy. In inglese. Dewey and Louie. Harry. No, Barry in inglese. Larry. Credo Huey, Dewey and Louie, credo. Yep. Where do you wear a golfing hat? Dove indossi un cappello da golf? Hands. Head. Free head, domande free head. Yep. Grazie per avermi dato la mano con qui poi qua. A golf club. Cosa fai? No. Che con cosa colpisci una pallina da golf? Come si chiama? Club. Yep. Ma era difficile questo. Mi chiamano ancora. Huh? We've been entered into a phone quiz. Oh boy. Non so se è lo stesso. What pattern does Minnie Mouse have on her skirt dress? I quadrati, c'ha Minnie. C'ha i quadrati. Stripes? Oh mio Dio. La gonna di Topolina di Minnie. Blade? No. What do you cut the grass with? Con cosa tagli l'erba? Scissors? Va bene. Hedge trimmers? Ho sbagliato. Lawnmower, ok. È difficilissimo. Lo so, ragazzi, cerco di non avere il vostro aiuto, se non è troppo facile. Ho messo hard apposta. Va bene, si dorme nella ma perché domande impossibili e poi quelle facili? Pippo. Bowser? Bowser? Bowser?
Ma potevano, cioè nel senso, yep. Perché non hanno fatto più volte questa battuta? Black, red, yellow. Rossi. Yep. Minchia che flash. Oh, well. Maybe next time. Minchia, perché ne ho sbagliata una. We've been entered into a phone quiz. Ok, ultima volta. Boy. Omega, nulla. When a car tire Louder, ma è flat, così forte il volume? Abbassato. A gas pump. A tire pump. Quando si sgonfia una ruota, cosa usi per tire pump? Yep. Cosa usi per gonfiare una ruota? No, me ne da un altro, solo che ne avevo sbagliata una. A sorcerer's apprentice. Il lavoro di Mickey in Fantasia era un mago. What do bees make? Oh, well, maybe next time. È troppo difficile, farò un'altra volta. È impossibile, è troppo difficile. È troppo difficile. Era l'apprendista. Non ho mai visto Fantasia, non l'ho mai visto. No, non farlo. Some folks have green thumbs. Yes, I got a green glove. Peppe Kerr. Dio santo. Che stanza è? Madonna, che ansia. Ah, è quello, è vero, è Max, il figlio di Pip. Il nipote di Pip. Ok, si chiama Max, mi sembra. Posso... Senta. Secondo me qua fa qualcosa. No. Wow! Qua devo fare la sega. La sveglia. Time to get up! Come faccio a aprire? Ah, ok. Un genio. E lì ce n'è un'altra, però. Guarda che io la vedo, Guarda che la vedo. Madonna, che sa... sì, vabbè, Dark Souls davvero. Porca troia. Ma è immature as fuck, salta. Cazzo, è difficilissimo. Oh, porca troia, che difficile che è. Ragazzi, voi non avete idea. Puro platforming. In cantina è ancora peggio. Well, hiya, Goofy. Are you high, Goofy? Cioè, sei fatto, Pippo, ha detto. Ah, così questa, così easy. Gosh, maybe we should left it alone. Cioè, ho fatto esplodere la lampadina? Non ho capito. Ma, porca troia, se vi perdete un oggetto, siete fottuti. Tengo qui i miei pantaloni da golf, ok? Pluto, che cosa fai? Vieni, torna qui indietro con quella chiave. Ci serve quella chiave, Pluto. Ci ha fottuto la chiave per l'armadio, che è dove ci sono i pantaloni da golf. Che figata, vedete che ci sono delle complicanze poi ogni tanto. Comunque siamo appena a un quinto di gioco, siamo a 12 su 60, esattamente un quinto. Incredibile. Cazzi in pog. Sì, me le ricordo le talpe, vagamente. Mica i caricamenti sono incredibili. Cosa devo fare? Sì, come... Salto. Uno. Ma è terribile, peta. Pepe hands, peta. È terribile. Tutto, are you ok? Monca Omega. Sì. Pluto che dobbia qualcosa che non va effettivamente. Pluto ha un occhio solo soprattutto, e ha la testa un po' stagliata. Pluto. Beh, raga, ho vinto. Hit the animals, regi. Un cane che picchia una talpa con un altro cane che guarda. E il cane picchia la talpa perché il cane del cane ha rubato la sua chiave. Il cane è un ciclope, sì, il cane è Polifemo. Non è Pluto. Primo al mondo, sicuramente migliore. Rox, ancora con quella battuta lì di Pippo che si fa le pippe? Vi prego, ragazzi, vi prego. Cane. Pippo è un cane, ragazzi.
Pippo è un cane, Pluto è un cane, Topolino è un topo. Pippo è un cane di merda. Vai. Eccoli lì, fantastici. C'è altro? No, 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 basta. Sì, ma ogni volta mi fotte le chiavi, scusa. Le Pip, Crity, eh sì. Topolino un topo, Freehead. Volevo che fosse molto chiaro. Volevo solo che... No, Topolino non è un cane, sennò si chiamerebbe... Cagnolino. Questa stanza... Che cazzo è sto qua? Chi è sto personaggio? C'è uno skateboard, ma... Non ci sale. What the fuck? Salta in avanti. Ah, ok, dovevo farmi del male per prenderla a fare. È quello del film. No, vi giuro che non me lo ricordo. Ho visto il film, quindi lo devo conoscere. Il film è bellissimo. Pippo! Pippo! Minchia, devo impazzire gridando Pippo. Cos'è sta roba? Ma quale casa questa cosa? E poi che cos'è questo Gachibas? Buonanotte a chi va? Cos'è? Pepe Jam, Pippo Presa. Ancora? Sì, sì! Sì, non vedevo l'ora! Pepe Jam! C'è una chitarra qua, tocca, tocca. Guitar time come tutto. Pippo, minchia, ma non sei capace a fare niente. Qualcuno aiuti quest'uomo. Qualcuno gli dia il reddito di cittadinanza. Prendi a fare. Ok. Bene, insomma. Sta andando bene. Siamo a 23. Siamo quasi a metà. In 115 per Pippo. Guarda che cazzo di gioco stupendo. Cosa sta facendo? Come ho fatto a non pensarci? No, 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 non aprire la porta. Il gioco finisce quando prendi 60 cosi? No, credo finisca quando prendi 60 cosi e tutti i pezzi del coso. I pezzi dei quadri. 115 dove? Vabbè, io mi sono fidato. Comunque anche se siamo pochi, frega niente. Non è Pippo il gioco che mi porta per spettatori, non mi importa. Qui non manca roba? Ma perché deve far paurissima sto gioco? Le lettere scrivono Goofy. Ecco le rotte. Perché deve far così paura, Moncavù? Lì il treno va. C'è un coso dentro? No. Avrebbe avuto senso però. Ah no, ce l'ha in mano. Ce l'aveva addosso. Minchia che vista che deve avere. Oh mio Dio. Sì, ma sto... Ma affanculo. Sto giocando... Ma cosa? Hard by the way! Bellissimo, bellissimo. E voi a voi se dite il contrario. Bellissimo. Poesia. Ma perché posso rimbalzare su tutto e non serve a niente? Bellissimo, bellissimo. 123 qui. Five-head clap. Quello era letteralmente un five-head contro un free-head. È stata la rappresentazione. Qua mi sa che posso fare qualcosa. C'è The Ring, ma porca troia. Con Easy te le metteva lui le X. Esatto, lo faceva lui. Ok, l'acquario credo che uccideremo i pesci conoscendo Pippo. Che strage stiamo per fare, Pippo? Quelle non sono piante, Pippo. Ma basta, perché tutte ridono? Allora, come... Pippo, ti devi calmare. Back at work. Duck at work. Duckers. Va bene. Andiamo al piano di sopra. Ci manca ancora metà del primo... Quanto posture? Ci manca ancora metà del primo piano.
Spooky fantasmi. Ci manca metà del primo piano e il giardino anche. È un pezzo di un quadro, credo. Cos'è sta roba? Ma sti enigmi, salto? Wow. Che figo. Ok, con questo allora devo schiacciarlo, credo, col peso. Ah no? Ah, forse... No, aspetta. Oddio, questa stanza richiede enigmi. Ah, che figo. Devo liberare il coso. Che figata. Pippo pesa 2. Pesa 200 kg. E ho trovato anche gli sci. Vedete qua. Sì, sì, va bene, va bene. Hey, a film jam. Sì, va bene, come lo tolgo quello che fare? Okay. 30, siamo a metà. Dove cazzo vive Pippo? Ma quanto è bello questo gioco. Cavallo a dondolo? We could jump on the floorboard. Perché è tutto inquietante però? Perché? Ma cosa? Ma guarda. Terribile. Ok, qui dobbiamo fare il salto bene. Che culo. Ok, dobbiamo... No, mica, ma abbiamo i topi in casa. Ma Pippo, ma fai schifo. Perché? Ma che ansia. Mica, ma commenta tutto, è terribile. Commenta ogni cosa. Disable streamer, play and pretend to a child game. Ok, 34. Siamo a più di metà, boys. Siamo a più di metà. Se quei sono topi, topolino così. Monkeys. E voilà. Ci manca un pezzo del primo piano. E il giardino. Salvo. Let's change the game options. Sì, Pippo, stai buono per un attimo. Empty, vai. Guardando con gli occhi di un bambino, questo gioco deve essere stupendo. È uno dei giochi più creativi del mondo per un bambino, perché puoi interagire con tutto. Quindi ogni volta che entri in una stanza ti sembra un'avventura nuova. Agli occhi di un bambino questo gioco è semplicemente incredibile. Puoi fare così tante cose in sta casa. Un bambino piccolo ci sballa proprio. Se io schifaccio... What the fuck?